da persona con disabilità e da addetto ai lavori, io vorrei prima di tutto anche evidenziare tutti i grandi progressi fatti in questi ultimi anni, grazie soprattutto a questo forte movimento culturale sulla disabilità, ispirato e spinto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che ha aiutato tantissime le aziende in primo luogo a cambiare paradigma, quindi a far diventare sempre più normale l'inserimento della persona con disabilità in azienda. Dobbiamo riconoscerlo, ammetterlo e farci anche forza di tutti questi piccoli ma importanti successi per le sfide che ci aspettano. Le parole chiave delle sfide che ci aspettano sono principalmente accomodamento ragionevole, anche questo nella Convenzione ONU, che è la chiave che risolve la questione della disabilità in azienda, e la non discriminazione, perché non dobbiamo dimenticare che la disabilità è uno spicchio della nostra vita, ma non è tutta la nostra vita per intero. La diversità e l'inclusione oggi è al centro delle agende di tutte le aziende, ma è difficile centrare il bersaglio perché viene vista come una pratica e invece è un viaggio. È un viaggio necessario ma anche accidentato, fatto di insuccessi e di successi. Bisogna riuscire a comprendere quando bisogna fermarsi e tornare indietro, ricominciare, reinventarsi. È necessario imparare dalle storie di altre aziende che hanno battuto la strada prima di noi e usare anche degli strumenti come le ricerche, come quella che presentiamo oggi, perché possono servire a passare dalle buone intenzioni, che oggi non bastano più, all'impatto concreto.